San Ludovico da Tolosa. Chi era San Ludovico da Tolosa? Era uno che doveva diventare re di Napoli, però era un ragazzo che invece amava molto la religione, amava molto la povertà, era un francescano ed era figlio del re Carlo II lo Zoppo, il quale aveva sposato poi Maria d'Ungheria. E allora il primo fratello, Carlo Martello si chiamava, andò a fare il re d'Ungheria. Il secondo invece fu proprio Ladislao, Ludovico, il quale doveva diventare il re di Napoli. Rinunciò al regno e ebbe la corona dall'alto. Vedete com'è divino questa figura. Questa figura è una figura di una persona superiore. Avete visto il bordo del mantello di Roberto De Risio, che dicono, l'avete visto, che è un napoletano, dicono al libro di Giotto, abbiamo detto, ma non aveva bisogno di Giotto per essere così grande. Questo è un senese che non ha bisogno di Giotto per essere così grande, ed è elegantissimo, ed è una tavola, è una tavola questa, molto preziosa. Allora, il re d'Angiò, poi Roberto, quello che vedete là, fu re di Napoli al posto di Ludovico. Il re Roberto ordinò a Simone Martini questa tavola e per il fratello che era diventato santo. Più tardi successe questa, nel 1318, questa tavola è. Quindi l'anno 21 sarà il centenario di questa tavola. Ed è anche prezioso tutto, c'era anche un anello prezioso che è stato rubato, la borchia che sta qua pure aveva una preziosità maggiore, poi le pietre sono state rubate. Guardate la mano con la corona che sta per posare sul capo di Roberto, però vedete non lo guarda perché lui fa la volontà di Dio. Lui è una figura, si dice, ieratica, fa parte del regno dei cieli, infatti sta con gli angeli, la sua testa sta con gli angeli, però ci sta qualcosa della legalità terrena in questi gigli dorati che circondano e che sono i gigli angioini. Queste ceneri che stanno a piedi, si dice, la piedella, cioè la predella,